Luigi Malabrocca. È il 21 maggio 1949 e da Palermo sta per partire il 32esimo Giro d'Italia. Luigi Malabrocca è quando l'ultimo vinceva. Confuso nel folto gruppo dei ciclisti, Luigi Malabrocca addosso gli occhi di tutti quanti vorrebbero batterlo. Uno spettacolo che ha scritto Massimiliano Gracili. Io sono l'interprete, sono l'attore che porta in giro questa storia da 15 anni dopo aver incontrato Luigi Malabrocca, classe 1920. L'avventura di aver rincontrato Luigi Malabrocca in qualche modo vale la pena che io la ricordi, perché è una testimonianza, nel senso che io incontrai Luigi Malabrocca prima sulle pagine di un libro, che erano le pagine del libro scritto da Benito Mazzi, Coppi Bartali, Carollo e Malabrocca, che è una storia incredibile, fantastica. Dopo aver letto la storia non si poteva fare a meno di raccontarla, questa storia, una storia importante. Il 15 giugno 1946 parte finalmente da Milano il Giro della Rinascita. Mio padre parla con Ezio, uno dei figli, e così Ezio dà un appuntamento a mio padre. E inizialmente però mi dice mio padre che Luigi non voleva visite, non voleva incontrare nessuno. Però poi dopo, alla fin fine, lo riceve, lo incontra e gli dà anche una sua foto, un autoritratto, un selfie. E dice a mio padre che gli sarebbe piaciuto avere un ingrandimento. Allora mio padre gli dice: va bene, io volentieri ti farò questo ingrandimento. Ma perché? Ma perché lo voglio mettere là. Lo voglio mettere là di fianco alla foto di Fausto Coppi. Fausto Coppi era il suo più grande amico, cioè si conoscevano da una vita. Se mi fai l'ingrandimento, io incontro Riccardo, tuo figlio. E così è stato. E quindi i primi giorni di aprile sono andato a trovarlo. Appena sono arrivato, devo dire che sono rimasto molto colpito dalla Valle del Ticino, che conosco, ma dove sta lui? Dove stava Luigi, in un posto incredibile. Questa casa in legno costruita a mano, piccola. E poi ci sono queste due grandi vasche di pesci, che poi sono due lanche enormi, grandi, piene di pesci di diversa qualità, che erano poi il desiderio ed è diventato poi il sogno e anche uno dei lavori di Luigi Malabrocca. In realtà mi ha fatto entrare in casa, sì, chiaramente suo figlio, che però è rimasto fuori, e dentro invece sono stato accolto prima di tutto da sua cognata, cioè dalla sorella della ninfa, la ninfa Campeggi, grande personaggio, grande amore di Luigi Malabrocca, grande compagna di sogni, che purtroppo non c'era più perché era mancata da diversi mesi. E la cognata, insomma, in qualche modo molto simpatica, ha introdotto a Luigi, che se ne stava schivo sulla sua sedia al tavolo, ben vestito, composto, semplice, una camicia a quadri, un fazzoletto al collo. Parlava con fatica perché aveva subito un intervento e quindi non riusciva bene a parlare, ma comunque, anche se fosse riuscito a parlare, dallo sguardo con cui mi accolse capì che non era lì per parlare, e mi ha guardato e mi ha detto: tu sei venuto qua per sentire la storia dell'ultimo, no? L'ultimo, mi sono l'ultimo. Cara ninfa, io a belle capì. Se intendo portare a termine il giro, più che di gambe dovrò essere svelto di mano. Nonostante la fatica, stento a dormire. Pensa, ninfa, ho sognato maccheroni al sugo tutta la notte. Madonnina dell'Assunta, aiutalo te, il mio Luis. La Madonnina lo aiuta. Perché dopo essere arrivato ultimo un paio di volte, si vede recapitare, in albergo di cani da pesca, bottiglie d'olio, salamini, acqua, di tutto. Ma addirittura una sera rientra in albergo e ci trova un pastore con un agnello vivo. Dovete sapere, dovete scusarlo, perché insomma tutti vengono qua perché vogliono sapere la storia dell'ultimo, della maglia nera, però Luis non ha soltanto gareggiato pari va vulti, ma ha vinto, le stai anche a campione da ciclocross, eh? E Luis con questo sguardo mi guarda, annuisce, si alza e mi mostra le foto, mi mostra i trofei. Era di poche parole. E poi mi prende per un braccio e mi ha portato fuori dalla casa. Siamo andati ad appoggiarci sulla steccionata che dà su queste lanche di pesci. E mi indicava e mi faceva vedere dove arrivava la sua proprietà, che questo era il sogno che avevano costruito assieme lui e la ninfa. Si parlava della ninfa, il suo sguardo cambiava perché ce l'aveva ancora negli occhi. E...
E poi mi ha riportato in casa. Luigi Malabrocca, classe 1920. Un uomo incredibile. Un uomo che mi ha aperto le porte di casa sua, rispettando se stesso, rispettando anche il suo carattere. Mi ha mostrato casa e mi ha raccontato della sua vittoria alla Parigi Nantes. Mi ha raccontato di sua moglie, di quanto era innamorato. In classifica è sulla bocca di tutti. Domenica sport. In tutta Italia, la sera, la gente chiede chi ha vinto la tappa. Chi ha la maglia rosa e chi quella nera. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte si sono scontrose o forse han voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sei. Mi piace restar qui sullo stradone impolverato, se tu vuoi andare vai e vai che io sto qui e aspetto Bartali.